questo applauso adesso lo rifarete per Giuseppe Tornatore. E lo vorrei qui insieme a Guido Lombardo per farvi sentire due parole da Tornatore. Sapete che questo film l'abbiamo aspettato veramente molto negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'assaggio importante che c'è stato a Venezia. Mi sembra che questa sia una serata in una grande famiglia e ho visto veramente anche molta emozione tra chi è entrato e molto affetto. Credo che molto affetto l'abbia avuto soprattutto Tornatore, a cui adesso chiederò subito di raccontarci come è nata questa idea, che è di Guido, ma so che lui ha accettato immediatamente con piacere di girare e di mettere insieme questo film. Io lo chiamo film perché si deve dire documentario, ma questo è un grandissimo film di cinema, di storia, di emozioni, di costume, è la nostra vita di tanti anni. Molta di questa vita io forse l'ho vissuta un po' in famiglia, perché insomma, venendo da una famiglia di cinema, certe cose si assimilano, si sentono, però vorrei che fossi tu, per favore, a dirci com'è andata questa scelta e questo sì che hai detto con piacere a Guido quando te l'ha proposto. È stata una cosa molto naturale, cioè quando Guido me lo ha chiesto io ho sentito che fosse giusto occuparsi di Goffredo e fare qualcosa per lui, insomma raccontare la sua avventura, la sua passione per il cinema. Quindi non è che ci abbia pensato troppo. E anche tutta la lavorazione è stata caratterizzata dalla naturalezza. Poi ho complicato io un po' le cose per via di alcune idee visive attraverso le quali ho voluto realizzare il documentario, però insomma, non è stato particolarmente faticoso. Oltretutto per me era semplice avvicinarmi a questa figura, perché Goffredo è stata una persona importantissima per la mia vita professionale e molte cose della sua vita leggendaria le conoscevo, quindi è stato un po' come, quasi come tornare a girare qualcosa che avevo già girato da qualche altra parte in un altro tempo, e quindi sono felice che adesso il documentario esista, anche se pure noi non sappiamo come chiamarlo, film o documentario. Nell'incertezza nei titoli non abbiamo messo né film né documentario, lo deciderete voi. Una parola sola sull'incontro ai tempi del camorrista. Mi piace che tu ricordi questo momento, perché poi è stato anche un incontro che ti ha legato ai Nastri d'Argento, per esempio, e quindi due volte di più mi piace ricordarlo. Beh, Goffredo l'avevo conosciuto prima del camorrista, più di un anno prima. Poi con il camorrista fu molto importante l'incontro, perché io andai da lui con quest'idea. Lui pensava che fosse un'idea che in quel momento non avesse mordente per il pubblico. Poi io feci una conferenza stampa insieme a Ben Gazzara, i giornali ne parlarono molto, e tornai da lui presumendo di dimostrare attraverso gli articoli dei giornali che invece l'argomento fosse molto forte presso il pubblico, e lui mi squadrò e mi disse: vabbè, proviamo a fare una sceneggiatura, poi se viene bene se ne parlerà. E cominciò un'avventura importantissima, ma mi fece una domanda, mi disse: con chi vuoi scrivere? Chi è il tuo sceneggiatore? Io non ce l'avevo uno sceneggiatore. E gli dissi: decidi tu, se conosci uno sceneggiatore di tua fiducia che pensi che possa lavorare bene con me. E mi spedì da Massimo De Rita, che è qui e lo saluto ancora, e fu un'ottima scelta della mia. Perché con Massimo qua abbiamo lavorato tante tante altre volte e ancora oggi siamo sempre in contatto. Quindi Goffredo è una figura che non dimentichi mai, insomma, che è presente in ogni momento del tuo lavoro, ecco. E credo che questo accada a tanti colleghi che a Goffredo devono molto, insomma, e sono tanti, sia tra coloro che hanno accettato di rilasciare la loro testimonianza a me, ma anche quelli che non hanno potuto perché erano impegnati, o che non hanno potuto perché non sono più tra noi, e sono stati tanti. Vogliamo rimanere accanto a Guido Lombardo, che probabilmente ha scritto delle cose
perché so che parlare per Guido su questo palcoscenico stasera con questa grande foto e tutto quello che arriverà è anche un'emozione speciale. Hai bisogno di un microfono, Guido? Forza. Proviamoci. Ho dovuto scriverlo perché l'emozione è enorme. Voi siete la mia famiglia ormai, perciò ho dovuto buttare giù tre frasi perché sennò non ce la faccio. Mamma mia. Andiamo Guido, andiamo. Se fate così è peggio. Ringrazio il donatore per avermi regalato un commovente ritratto di famiglia, per aver tratteggiato una pagina di storia del cinema italiano. Mio padre aveva due grandi amori, la famiglia e il lavoro. Sono certo che quando avete visto questo film, che lo ricorda, i vostri applausi lo raggiungeranno e ancora una volta sarà qui con noi. Grazie. Grazie Guido. Grazie a Tornatore. Io so che adesso vogliamo davvero vedere questo film, eh? E allora con un applauso salutiamo ancora una volta Guido Lombardo, Giuseppe Tornatore e soprattutto Goffredo Lombardo. Un grande, un grandissimo del cinema italiano, la storia del cinema italiano. Buona visione.